anche il Sinedrio, spesso ci siamo accordati con te per mantenere l'ordine su questa terra. Così facendo vi abbiamo garantito un'amministrazione tranquilla. Vero. Questo che ha tratto giovamento anche il nostro popolo. Sommo Jonathan, qui non stiamo parlando di come si amministra un popolo. Qui si tratta di voler mettere a morte un uomo attribuendogli delle colpe che a mio giudizio non ha. E poi continuo a non capire la presenza delle più alte cariche del Sinedrio qui al mio cospetto per assicurarsi che io condanni questo Gesù. Signor procuratore, noi tutti siamo certi che se lo conoscete, se tu lo conosci come noi lo conosciamo, questo Nazareno predica praticamente il bene verso gli assassini e il male verso il padre e la madre. Vero. Lui sovverte ogni ordine costituito, giusto, quindi giusto. Deve morire. Sì, a morte, sì, a morte, uccidere, deve morire. Signor procuratore, quest'uomo dice che tra l'imperatore romano e l'ultimo dei suoi schiavi non v'è alcuna differenza, anzi, che i servi sarebbero ancora più fortunati dei padroni. Questa è una cosa palesemente inammissibile ed è pericolosa. È vero, è molto pericolosa. È vero. Quest'uomo è un uomo pericoloso, pericoloso per tutti e va eliminato. Gesù deve essere veramente pazzo. Non solo pazzo, ma soprattutto pericoloso. E badate bene, procuratore, se non lo condannate potrebbero diffondersi delle strane voci che non farebbero certamente piacere a Roma. Riflettete, Pilato, sì, riflettete. È vero, è vero. Fammi riportare il Galileo. Dobbiamo fare attenzione con questi capi del Sinedrio. Stiamo parlando di sacerdoti. Sono delle serve. Traditore, sterminatore, devi morire, non ti preoccupare. E c'è l'uomo, ecco l'uomo. Guardatelo bene come è ridotto. Non vi sembra sia già stato punito abbastanza? Non meriterebbe forse una sorte migliore? Noi abbiamo una legge secondo la quale deve morire perché si è proclamato figlio di Dio. Sì, è vero. Galileo, ma non senti di quante cose ti accusano? Perché non dici nulla in tua difesa? Avanti, parla! Chi sei realmente? Che cosa vuoi? Hai proprio deciso di morire. Perché non dici nulla? Non sai che ho il potere di rimetterti in libertà o di farti crocifiggere? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo che ho consentito a vedere le mani è più colpevole di te. Grazie, pazzo. Non riesco a trovare nulla in cui lui, di cui sia realmente colpevole, e questi lo vogliono morto. Ma cosa hanno visto di così pericoloso in questo fanatico, in questo povero illuso, che si crede lei non ha nemmeno uno straccio di esercito al suo seguito? E poi, come se non bastasse, i suoi seguaci lo hanno abbandonato. Signori, basta così. Quest'uomo non è colpevole di alcun reato. No, deve morire! Signor procuratore, vi prego, ascoltatemi attentamente. Noi sappiamo, voi sapete, che Cesare non vuole che ci siano disordini, vuole che il popolo deve vivere nella pace. È vero. Allora, io vi domando, non è meglio che perisca un uomo solo piuttosto che un popolo intero? Sì, deve morire! Ma noi siamo convinti
sappiamo perfettamente che anche voi, procuratore, non vi volete mettere contro il divino Cesare, che è anche il nostro re. Cesare! Serpi ed ipocriti, Caifa, ora tu e il vostro popolo andate farneticando che riconoscete Cesare come il vostro re. Sì, è il nostro re! Sinora non ce ne eravamo accorti. Mi chiedo soltanto quale oscura trama stiate architettando contro me e contro Cesare, se volete mettere a morte un innocente per mano di Roma. Se lo liberi, tutti diranno che non sei più amico di Cesare. Vero, sì, è vero, vero, vero! Infatti, chi si fa re va contro Cesare! Vero, è vero, giusto! Che farò allora di quest'uomo che si è proclamato re dei Giudei? Crocifiggilo! Ma come, devo crocifiggere il vostro re? Sì. Noi non abbiamo altro re di fuori di Cesare! Sì, è vero! Cesare è il nostro re, crocifiggilo! Mettila a morte! Mettila a morte! Uomini e donne di Giudea, popolo di Giudea, dichiaro in modo solenne e sia messo per iscritto quanto segue. Gesù di Nazareth è stato riconosciuto colpevole di lesa maestà e alto tradimento per essersi proclamato re dei Giudei. Non scrivere il re dei Giudei! Bada Caifa! È il nostro re! Bada Caifa, quel che è scritto è scritto. Dichiaro inoltre innanzi a voi, a tutto il mondo, che sono innocente per il sangue di questo innocente e che non intendo macchiare le mie mani del suo sangue. Perciò, farisei e sadducei, questo vostro Gesù sia crocifisso. Che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. A morte! Morte! A morte! 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 Senteremo la croce! Deve morire! Deve morire! Portatelo all'accampamento! Eccolo, ci siamo riusciti! Signore, hai parlato troppo. Ti sei imbattuto. Hai trattato la gente per bene da razza di vivere. Hai detto loro che il loro cuore era simile a sepolcri piantati sotto belle apparenze. Hai abbracciato le prose pudriche. Hai mangiato con i peccatori più noti. Ti sei compiaciuto dei poveri, dei pidocchiosi, degli storpi. Adesso ti hanno tradito, si vendicano di te che hai parlato solo d'amore.